Ciao a tutti, io sono Venere Birbona e benvenuti ad un nuovo episodio di Tittle Tales, il vostro angolo di lettura. Anche oggi proseguiremo con la lettura dei Dolori del Giovane Werther. Se vi siete persi le prime due parti, non vi preoccupate, potrete sempre recuperarle dalla lista qui sotto. Prima di iniziare, vorrei ringraziarvi per ascoltarmi ogni volta e vorrei invitarvi a seguirmi su Instagram, così che potrete restare aggiornati su tutte le novità e non perdervi neanche una puntata quando esce. Ci siamo lasciati che era da poco iniziato luglio. Bene, se siete pronti, ricominciamo la lettura. 6 luglio. Lei è sempre presso l'amica morente ed è sempre la stessa. La soave creatura presente che ovunque si rivolga lenisce i dolori e porta la felicità. Ieri sera doveva andare a passeggio con Marianne e con la piccola Malken. Io lo sapevo, così l'ho raggiunta e abbiamo passeggiato insieme. Dopo un'ora e mezzo di cammino stavamo tornando in città quando siamo passate vicino alla fontana che mi è tanto cara e ora lo è mille volte di più. Lotte si è seduta sul muretto, noi stavamo in piedi davanti a lei. Mi sono guardato intorno e a me il tempo in cui il mio cuore era così solo mi si è ripresentato vivo alla memoria. Mia amata fontana, dissi. Da quel giorno non mi sono più riposato nella tua frescura e passando di fretta talvolta non ti ho nemmeno degnata di uno sguardo. Guardai giù e vidi Malkian impegnata a salire con un bicchiere d'acqua in mano. Poi guardai Lotte e sentì tutto ciò che possiedo in lei. Nel frattempo giunse Malkian con il bicchiere. Marianne volle prenderglielo. No, esclamò la bambina con espressione dolcissima. Prima devi bere tu, Lotte. Fui così rapito dalla sincerità, dalla bontà di quelle parole, che riuscii a esprimere il mio sentimento solo sollevando la bambina da terra e baciandola con tale impeto che si mise a piangere e strillare. Ha fatto male, disse Lotte. Ero desolato. Vieni, Malken, continuò lei, prendendola per mano e conducendola giù per gli scalini. Lavati con l'acqua fresca della fonte, presto, presto, che passa tutto. Rimasi a guardare con quanta solerzia la bambina si sfregava le guance con le manine bagnate, convinta che grazie alla fontana miracolosa ogni impurità sarebbe stata lavata via e sarebbe stata allontanata la vergogna di vedersi crescere una brutta barbaccia. Quando Lotte esclamò «Ora basta», la bambina continuò a lavarsi con fervore, fiduciosa nell'efficacia della quantità. Ti assicuro, Wilhelm, non ho mai assistito con così tanto rispetto a un battesimo. E quando Lotte risalì, mi sarei prostrato davanti a lei come davanti a un profeta che avesse fugato le colpe di una nazione. Per la gioia che avevo nel cuore quella sera non potei trattenermi da raccontare l'accaduto a un uomo che, in considerazione della sua intelligenza, pensavo ricco di sentimenti umani. Ma come sono capitato male? Disse che Lotte aveva fatto malissimo, che non si devono raccontare favole ai bambini. Che cose simili danno origine a infiniti errori e superstizioni da cui i bambini vanno invece preservati per tempo. Mi venne in mente che quell'uomo 8 giorni prima aveva fatto battezzare un bambino, per cui lasciai perdere e rimasi fedele in cuor mio alla mia verità. Dobbiamo comportarci con i fanciulli come si comporta con noi Dio, che ci rende massimamente felici quando ci lascia vaneggiare nella dolce illusione. 8 luglio. Come si può essere tanto bambini? Come si può essere così avidi di uno sguardo? Che bambini che siamo! Eravamo andati a Valhelm. Le signore avevano preso la carrozza e durante le nostre passeggiate mi parve che nei neri occhi di Lotte. Sono pazzo, perdonami, ma tu dovresti vederli quegli occhi. Per farla breve, giacché mi si chiudono gli occhi dal sonno, le signore erano risalite nella carrozza del giovane V e noi, Selstad, Odrian e io, stavamo intorno. Attraverso la portiera aperta avevano preso a chiacchierare con quei giovani che certo erano assai spensierati e allegri. Cercai gli occhi di Lotte, ahi, passavano dall'uno all'altro, ma su di me che stavo lì rassegnato solo per lei, su di me non si fermavano mai. Il mio cuore la salutò mille volte e lei non mi vedeva. La carrozza partì e io avevo le lacrime agli occhi. La seguì con lo sguardo e vidi la sua acconciatura sporgere dal finestrino e Lotte voltarsi per vedere. Forse me. Mio caro amico, mi struggo in questa incertezza che è anche la mia consolazione. Forse si è voltata per cercare me. Forse. Buonanotte, che bambino che sono.
10 luglio. Dovresti vedere che figura meschina faccio quando in società si parla di lei, quando poi mi si chiede addirittura se mi piace. Se mi piace, odio questa parola. Che uomo deve essere quello al quale Lotte piace, al quale ella non colma tutti i sensi e i sentimenti? Piace. Recentemente uno mi ha chiesto se mi piace Ossian. 11 luglio. La signora M sta molto male e io prego per lei, perché soffro insieme a Lotte. La vedo raramente presso la mia amica e oggi mi ha raccontato un fatto veramente curioso. Il vecchio M è un terribile avaro che per tutta la vita ha tormentato e mantenuto in ristrettezza sua moglie, la quale però è sempre riuscita a cavarsela. Pochi giorni fa, quando il medico le disse che per lei non c'era più speranza, fece chiamare il marito e alla presenza di Lotte gli disse: «Devo confessarti una cosa che dopo la mia morte potrebbe provocare fastidi e scompiglio. Mi sono sempre occupata della casa con ogni cura ed economia possibile. Tuttavia, mi perdonerai se in questi 30 anni ti ho ingannato. All'inizio del nostro matrimonio stabilisti una somma minima per le spese di cucina e quelle domestiche in generale. Quando il nostro tenore di vita aumentò e gli affari si svilupparono, non fu in alcun modo possibile convincerti ad aumentare in proporzione quella somma settimanale. In breve, sai che nel periodo in cui avevamo più spese tu pretendevi che mi arrangiassi con 7 fiorini la settimana. Li ho accettati sempre, senza protestare, e il resto me lo prendevo settimanalmente dal nostro cassetto, già che nessuno avrebbe mai sospettato che la padrona rubasse dalla casa. Non ho sperperato nulla e anche senza farti questa confessione sarei andata incontro alla vita eterna con serenità, ma ho pensato che chi prenderà il mio posto nel governo della casa forse non saprà come cavarsela e che per giunta tu potresti sostenere che la tua prima moglie ce la faceva. Parlai con Lotte dell'incredibile cecità del senno umano, che nemmeno sospetta l'inganno vedendo che 7 fiorini bastano per una spesa che ne vale il doppio. Ma anch'io ho conosciuto persone che si sarebbero tenute in casa l'inesauribile ampolla d'olio del profeta, senza stupirsene. 13 luglio. No, non mi inganno. Leggo nei suoi occhi neri un interesse vero per me e per il mio destino. Sì, io sento, e posso fidarmi del mio cuore, sento che lei... Mi è lecito, mi è possibile esprimere il paradiso con queste parole? Sento che lei mi ama. Mi ama. E come ha questo valore anche i miei occhi, come a te, posso confidarlo, tu mi puoi capire. Come adoro me stesso da quando lei mi ama. È presunzione o senso della vera realtà? Non conosco l'uomo di cui temevo la presenza nel cuore di Lotte. E tuttavia, quando ella parla con tanto calore e trasporto del suo fidanzato, mi sento come un uomo spogliato di ogni onore e dignità, come un uomo al quale venga tolta la spada. 16 luglio. Oh, quale fremito mi percorre le vene quando il mio dito tocca inavvertitamente il suo, quando i nostri piedi si sfiorano sotto il tavolo. Mi ritraggo come dal fuoco, ma una forza misteriosa mi sospinge di nuovo verso di lei e la vertigine mi prende i sensi. La sua innocenza, la sua anima pura non sentono quanto io sono tormentato da queste lievi intimità. Quando, mentre parla, appoggia la sua mano sulla mia e nella foga del discorso mi si avvicina tanto da far arrivare alle labbra il celestiale alito nella sua bocca. Mi sembra di sprofondare come colpito dal fulmine. E Wilhelm, questa voluttà, questa fiducia, se mai io osassi... Tu mi comprendi? No, il mio cuore non è così corrotto. È debole, sì, è debole quanto, ma questa non è già corruzione? Per me lei è come cosa sacra. Qualunque brama tace al suo cospetto. Non so che cosa provo quando sono con lei, è come se l'anima si riversasse in tutti i nervi. Ella conosce una melodia che suona al pianoforte con la veemenza di un angelo, con tale semplicità e ispirazione. È la sua canzone preferita e basta che attacchi la prima nota perché ogni pena, turbamento e capriccio si dileguino. Nulla di ciò che è stato detto sull'antica magia della musica mi appare inverosimile. Come mi colpisce quel semplice canto!
E come sa intonarlo al momento giusto, spesso proprio quando mi caccerei una pallottola in testa. Si dissolve allora il cupo turbamento della mia anima e torno a respirare liberamente. 18 luglio. Oh Wilhelm, che cosa è mai per il nostro cuore il mondo senza amore? È una lanterna magica senza luce. Non appena ci inserisci il lume, sulla tua parete bianca compaiono le immagini più variopinte. E se anche fossero solo labili fantasmi, fanno comunque la nostra gioia quando li ammiriamo con l'ingenuità dei ragazzi, entusiasmandoci per le mirabili apparizioni. Oggi non sono potuto andare da Lotte, me lo ha impedito un impegno inesorabile. Che potevo fare? Mandai da lei il mio servitore, solo per avere poi intorno a me qualcuno che oggi le è stato vicino. Con quanta impazienza lo aspettai, con quale gioia lo rividi. Se non mi avesse trattenuto la vergogna, avrei voluto afferrargli la testa e baciarla. Dicono che la pietra boniana esposta al sole ne assorba i raggi e di notte risplenda un po'. Così era per me quel ragazzo. Sentire che gli occhi di lei si erano posati sul suo viso, sulle sue gote, sui bottoni della giacca e sul collo del soprabito mi rendeva tutte queste cose preziose e sacre. In quel momento non avrei ceduto quel ragazzo per 1.000 talleri. Mi sentivo così bene con lui. Dio ti guardi dal riderne. Wilhelm, sono proprio dei fantasmi, se sanno rendere felici. 19 luglio. La vedrò! Esclamo ogni mattina quando mi sveglio e mi volgo allegro verso la bellezza del sole. La vedrò! E per tutto il giorno non ho altro desiderio. Tutto sparisce in questa prospettiva. 20 luglio. La vostra idea di mandarmi altrove con l'ambasciatore non mi va proprio a genio. Non amo molto la disciplina e per giunta sappiamo tutti che uomo antipatico sia costui. Mia madre, hai detto, vorrebbe vedermi attivo, mi è venuto da ridere. Non sono forse attivo anche adesso? E in fondo che differenza fa se conto piselli o lenticchie? Tutte le cose di questo mondo alla fine si riducono a inezie e un uomo che si consumi lavorando per procurarsi denaro o onori o altro solo per volontà altrui, non per seguire una sua passione o un suo bisogno, è sempre uno stolto. 24 luglio. So che ti sta molto a cuore che io non trascuri il disegno e preferirei far finta di nulla piuttosto che dirti che da qualche tempo combino assai poco. Non sono mai stato tanto felice, ma il mio senso della natura è stato così pieno e profondo fino a comprendere la minuscola pietruzza, il filo d'erba e tuttavia non so come dirlo. La mia forza rappresentativa è così debole. Ogni cosa ondeggia, oscilla a tal punto davanti al mio spirito che non riesco ad afferrarne i contorni. E però mi illudo che se avessi dell'argilla o della cera, qualcosa saprei modellare. Se continuo così, mi metterò a impastare la creta. Dovessero venirne fuori soltanto delle focacce. Ho iniziato 3 volte il ritratto di Lotte e 3 volte ho fatto una pessima figura. La cosa mi umilia ancora di più perché non molto tempo fa ero preciso nel cogliere i lineamenti. Allora ho fatto la sua silhouette e dovrò accontentarmi di questo. 26 luglio. Sì, cara Lotte, provvederò a tutto. Ma lei mi dia più incarichi e di frequente. Di una cosa sola la prego, non sparga più sabbia sui biglietti che mi scrive. Oggi l'ho portato alle labbra e mi schiocchiavano i denti. Più volte mi sono ripromesso di non vederla troppo spesso. Ma come si fa a mantenere un simile proposito? Ogni giorno cedo alla tentazione e solennemente faccio voto di tenermi lontano all'indomani, ma non appena giunge il nuovo giorno, trovo un motivo inoppugnabile e prima ancora di rendermene conto sono da lei. Sia perché la sera prima mi ha detto: "Domani verrà?" E allora chi potrebbe non andarci? Sia perché mi ha dato un incarico e trovo più conveniente portarle io stesso la risposta. Ho ancora la giornata troppo bella, vado al Valhelm e quando sono lì non resta che mezz'ora per arrivare da lei. Sono troppo vicino alla sua atmosfera e zac, ecco che sono già lì. Mia nonna raccontava la fiaba della montagna magnetica. Le navi che si avvicinavano troppo si vedevano strappare tutte le cose di ferro, i chiodi volavano verso la montagna e gli sventurati naviganti naufragavano fra le assi crollate una sull'altra.
30 luglio. È arrivato Albert e io me ne andrò, anche se fosse il migliore e il più nobile degli uomini e io fossi disposto a considerarmi inferiore sotto ogni aspetto, non potrei sopportare di vederlo con i miei occhi in possesso di tante perfezioni. Possesso. Non c'è altro da dire, Wilhelm è tornato il fidanzato. È un bravo uomo, amabile, con cui non si può che essere gentili. Per fortuna quando è arrivato io non c'ero. Mi avrebbe spezzato il cuore. È anche molto corretto e mia presenza non ha baciato Lotte una sola volta. Dio gliene renda merito. Sento di volergli bene per il rispetto che porta alla fanciulla. Anche lui mi vuole bene e penso sia più per intervento di Lotte che per suo spontaneo trasporto. In ciò le donne sono assai abili e hanno ragione. Se riescono a stabilire dei buoni rapporti tra due innamorati, il vantaggio è tutto loro, anche se ciò riesce raramente. Frattanto, non posso negare a Albert la mia stima. Il suo contegno tranquillo è in netto contrasto con l'evidente irrequietezza del mio carattere. È molto sensibile e sa quale tesoro sia Lotte. Sembra non conoscere il malumore e tu sai che quello è il vizio che odio di più negli uomini. Mi considera un uomo di buon senso. Il mio attaccamento, la viva gioia con cui partecipo a ogni azione di Lotte, accrescono il suo trionfo e gliela fanno amare ancora di più. Non voglio sapere se poi non la tormenti ogni giorno, ogni tanto con qualche gelosia. Al suo posto non mi sentirei del tutto sicuro da questo demone. Comunque sia, per me la gioia di stare accanto a Lotte è finita. Come chiamarla? Cecità o follia? Ma che importano i nomi, i fatti parlano da soli. Tutto quello che so ora lo sapevo da prima che Albert arrivasse, sapevo di non poter avanzare nessuna pretesa su di lei e nemmeno lo feci, voglio dire, fin dove è possibile non desiderare di fronte a tanta amabilità? E adesso il pagliaccio strabuzza gli occhi perché l'altro è arrivato per davvero e gli porta via la ragazza. Stringo i denti, ridendo della mia miseria, ma deriderei due o tre volte di più chi mi dicesse che devo rassegnarmi e che le cose stanno ormai così. Lungi da me questi fantocci. Mi aggiro tra i boschi e quando arrivo da Lotte e trovo Albert seduto con lei sotto il pergolato in giardino, non so più che fare. E mi abbandono follemente a mille farse e stravaganze. Per amor del cielo, mi ha detto oggi Lotte. La prego, non faccia più scenate come quella di ieri sera. È spaventoso quando è così allegro. Detto fra noi, Wilhelm, aspetto le ore in cui lui è occupato per precipitarmi da lei e quando la trovo sola sono sempre felice. 8 agosto. Credimi, caro Wilhelm, non mi riferivo certamente a te quando dichiaravo insopportabili le persone che pretendono da noi la rassegnazione ai destini inevitabili. Davvero non pensavo che tu potessi essere di quell'avviso. In fondo hai ragione, solo una cosa, carissimo. A questo mondo le cose si risolvono assai raramente con un out-out. Sentimenti e comportamenti hanno tante sfumature diverse quante sono le varianti intermedie tra un naso aquilino e uno camuso. Perciò non devi avertene a male se condivido il tuo ragionamento, ma allo stesso tempo cerco di aprirmi un varco all'interno dell'out-out. Tu affermi, o hai qualche speranza per quanto riguarda Lotte, oppure non ne hai. Bene, nel primo caso cerca di farla valere, di appagare i tuoi desideri. Nell'altro fatti coraggio e cerca di liberarti da un'infelicità che altrimenti finirà per consumare tutte le tue forze. Mio caro, ciò è ben detto, ma si fa presto a parlare. Da un infelice che si sta fatalmente spegnendo, consumato da un insidioso male, potresti tu pretendere che ponga fine al suo tormento con un colpo di pugnale? E il male che gli divora le forze non gli toglie insieme anche il coraggio di sbarazzarsene? È vero, potresti oppormi un analogo paragone, che non sarebbe disposto a perdere un braccio piuttosto che rischiare di perdere la vita con indugi e indecisioni. Non lo so. Non siamo ad accapigliarci a suon di paragoni, basta. Sì, Wilhelm, a volte ho momenti di ribelle e impetuoso coraggio, allora me ne andrei volentieri, se solo sapessi dove. Oggi mi è capitato tra le mani il mio diario, che da qualche tempo trascuravo.
Sono stupito vedendo con quale consapevolezza sono giunto fino a questo punto, passo dopo passo. Con quale chiarezza ho sempre visto il mio stato comportandomi tuttavia come un fanciullo. E ancora adesso vedo tutto altrettanto chiaramente, ma in me non c'è segno di miglioramento. 10 agosto. Se non fossi un pazzo, potrei condurre la migliore, la più felice delle vite. Non è facile trovare riunite insieme condizioni così favorevoli a rallegrare l'animo umano come quelle nelle quali vivo io ora. Ah, è proprio vero che il nostro cuore è l'unico artefice della propria felicità. Far parte di una famiglia così affabile, amato dal padre come un figlio, dai bambini come un padre e da Lotte. Poi l'ottimo Albert, che mai turba la mia felicità con sgarbati malumori, e anzi mi circonda di cordiale amicizia, per il quale, dopo Lotte, sono la persona che gli è più cara al mondo. Wilhelm, è una gioia ascoltarci quando passeggiando ci intratteniamo su Lotte. Non c'è mai stata al mondo situazione più ridicola di questa, e tuttavia spesso quando ci penso mi vengono le lacrime agli occhi. Mi parla della virtù della madre di lei, di come sul letto di morte abbia affidato la casa e i figli a Lotte e Lotte ad Albert, di come da quel giorno la fanciulla sia stata animata da uno spirito nuovo e dedicandosi con serietà alle faccende di casa si sia trasformata in una vera madre, di come non abbia trascorso un solo momento senza lavorare ed esplicare il suo amore, senza mai perdere l'allegria e la serenità. Mentre cammino accanto ad Albert, colgo fiori dal ciglio del sentiero, li ordino con cura in un mazzo e poi li getto nel fiume per seguirli con lo sguardo, mentre leggeri scendono a valle portati dall'onda. Non so se ti ho scritto che Albert resterà qui e avrà un incarico ben stipendiato dalla corte dove è tenuto in grande considerazione. Ho conosciuto pochi uomini altrettanto ordinati e solerti nel lavoro. 12 agosto. Sicuramente Albert è l'uomo migliore del creato. Ieri è accaduto tra noi un episodio singolare. Ero andato a salutarlo perché mi era venuta voglia di prendere il cavallo e di andarmene in montagna, da dove ti scrivo. E mentre camminavo su e giù per la stanza notai le sue pistole. Prestami le pistole per il mio viaggio, gli dissi. Volentieri, mi rispose. Se vuoi prenderti la briga di caricarle, io le tengo qui così, pro forma. Ne presi una e lui aggiunse: da quando la mia prudenza mi ha giocato un brutto tiro, non voglio più aver nulla a che fare con quegli aggeggi. A quel punto ero curioso di conoscere tutta la storia. Una volta, raccontò, trascorsi 3 mesi da un amico in campagna. Avevo un paio di terzaroli scarichi e dormivo sonni tranquilli. Un pomeriggio piovoso in cui non avevo nulla da fare, chissà come mi venne l'idea che avrebbero potuto assalirci e che i terzaroli avrebbero potuto tornare utili. Sai com'è? Gli diedi al domestico da pulire e caricare e quello si mette a scherzare con le ragazze, vuole farle impaurire. E Dio sa come parte un colpo, con la bacchetta da caricamento ancora infilata dentro. La bacchetta colpisce il polpaccio della mano destra di una ragazza e le frattura il pollice. Oltre a sorbirmi le lamentele, fui costretto a pagare la cura e da allora le mie armi sono sempre scariche. Mio caro amico, a che vale la prudenza? Non si riesce mai a prevenire tutti i pericoli, sebbene. Ora, Wilhelm, tu sai che voglio molto bene a quell'uomo, ma non quando se ne esce con i suoi sebbene. Non va forse da sé che ogni proposizione generale ammette eccezioni? Ma è talmente pignolo. Quando gli sembra di aver detto qualcosa di avventato, di generico, ovvero solo a metà, non la smette più di precisare, correggere, togliere e aggiungere, finché non resta più nulla della sua prima affermazione. E in questa occasione si sprofondò talmente nei dettagli che a un certo punto smisi di ascoltarlo. Mi persi nei miei pensieri e con un moto improvviso mi appoggiai la bocca della pistola alla fronte, sopra l'occhio destro. Vergogna! Esclamò Albert strappandomi la pistola. Che cosa ti salta alla mente? Ma non è carica, replicai. Non importa, che cosa ti salta alla mente, aggiunse lui impaziente. Non riesco a capire come un uomo possa essere così folle da ammazzarsi, la sola idea mi ripugna. Al che esclamai,
Perché mai voi uomini per discutere di una cosa dovete subito sentenziare è da pazzi, è da savi, è bene, è male? Che cosa significa tutto ciò? Avete in tal modo indagato sulle intime ragioni di un'azione? Siete forse capaci di descrivere le cause per cui è avvenuta, per cui doveva avvenire? Se così fosse, i vostri giudizi non sarebbero tanto sbrigativi. Ammetterai, disse lui, che certe azioni rimangono abiette, qualunque ne sia il motivo. Alzai le spalle in cenno di assenso. Poi proseguì. Tuttavia, mio caro, anche qui ci sono alcune eccezioni. È vero che il furto è una colpa, ma l'uomo che ruba per salvare sé e i suoi da un'imminente morte per fame merita la pietà o il castigo? Chi scaglia la prima pietra contro il marito che nella sua giusta ira ammazza la moglie infedele e il suo infame seduttore? O contro la ragazza che in un momento di voluttà si abbandona alle irresistibili gioie dell'amore? Persino le nostre leggi, che sono fredde e pedanti, si muovono a pietà e mitigano il castigo. Questa è tutt'altra questione, replicò Albert, perché un uomo travolto dalla passione perde ogni capacità di ragionamento ed è da considerare come un ubriaco o un pazzo. Esclamai e sorridendo gli risposi. Voi persone ragionevoli, passioni, ebbrezza, follia, ve ne state lì tranquilli, indifferenti, voi uomini integri. Biasimate l'ubriaco, condannate il folle, predicate come un sacerdote e come un fariseo ringraziate Dio perché non vi ha fatto simili a loro. Io mi sono ubriacato più di una volta, le mie passioni non sono mai state lontane dalla follia e non me ne pento, perché nel mio piccolo ho imparato a capire che tutti gli uomini straordinari che hanno compiuto imprese grandi e quasi incredibili sono sempre stati considerati ebbri e folli. Ma anche nella vita di tutti i giorni è insopportabile che davanti a un gesto libero, nobile e imprevisto si senta gridare da tutti: quell'uomo ubriaco è un pazzo! Vergognatevi, uomini sobri, vergognatevi, saggi! Ecco una delle tue bizzarrie, disse Albert. Tu esasperi sempre tutto e ora sei certamente in torto almeno in una cosa quando paragoni il suicidio di cui stiamo parlando con le grandi azioni, mentre lo si deve considerare semplicemente una debolezza. Perché è senza dubbio più facile morire che sopportare con fermezza una vita di tormenti. Stavo per interrompere la discussione, infatti non c'è nulla che mi irriti maggiormente che sentire usare insulsi luoghi comuni quando sto parlando con il cuore. Ma mi controllai perché avevo già sentito tante volte quel ragionamento, arrabbiandomi ciascuna volta, e gli ho risposto con una certa animosità. La chiami debolezza. Ti prego, non lasciarti ingannare dalle apparenze. Puoi definire debole un popolo che geme sotto l'intollerabile gioco di un tiranno quando finalmente si ribella e spezza le sue catene? O un uomo che nel terrore causatogli dall'incendio della sua casa sente moltiplicarsi le forze e riesce agevolmente a trasportare pesi che a mente lucida potrebbe appena smuovere? Oppure uno che nel furore suscitato da un'offesa combatte contro sé avversari e li vince? Costoro, li definiresti deboli? E infine, mio caro, se lo sforzo è forza, perché l'esasperazione dovrebbe essere il suo contrario? Albert mi fissò e disse: Non offenderti, ma i paragoni che mi fai sembrano fuori luogo. Può darsi, risposi. Mi hanno rinfacciato diverse volte di fare combinazioni piuttosto deliranti, ma proviamo a vedere se riusciamo a figurarci in un altro modo lo stato d'animo di chi decide di liberarsi del fardello, generalmente gradito, dell'esistenza. Già che possiamo parlare degnamente di una cosa solo nella misura in cui riusciamo a immedesimarci. La natura umana, proseguì, ha i suoi limiti. Può sopportare gioia, dolore e affanni fino a un certo limite, superato il quale essa soccombe. Allora non si tratta qui di stabilire se uno sia debole o forte, ma se sia in grado di sopportare la quantità del suo dolore, morale o fisico. Io trovo che giudicare vigliacco uno che si toglie la vita sia altrettanto bizzarro che definire vigliacco uno che soccombe a una febbre maligna. È paradossale, troppo paradossale, esclamò Albert. Non tanto quanto credi, replicai io.
Riconoscerai che chiamiamo malattia mortale quella che colpisce la natura umana, in modo tale che in parte ne distrugge e in parte ne mette fuori uso le energie, così che essa non è più in grado di risollevarsi e di ristabilire con una rivoluzione riuscita l'abituale corso della vita. Ora, amico mio, trasferiamo tutto questo allo spirito. Considera l'uomo nella sua limitatezza e osserva come le impressioni agiscano su di lui, come si radichino in lui le idee, finché una passione sempre crescente lo priva di ogni capacità di ragionamento e infine lo travolge. A nulla varrà che l'uomo assennato e tranquillo comprenda la condizione dell'infelice. A nulla varrà che lo consigli. Così come l'uomo sano al capezzale del malato non potrà trasferirgli nemmeno una stilla delle sue energie. Per Albert anche questo ragionamento era troppo generico. Gli ricordai allora il caso di una giovane che recentemente venne trovata annegata e gliene raccontai la storia dal principio. Era una brava ragazza cresciuta nella limitata cerchia delle faccende domestiche, del lavoro ordinatamente distribuito nel corso della settimana. Non conosceva altri divertimenti se non quello di andare a passeggiare la domenica con le sue compagne nei dintorni della città, acconciata con semplici abiti messi insieme pezzo dopo pezzo, o magari di andare a ballare nelle ricorrenze solenni. E per il resto chiacchierare animatamente per qualche ora con una vicina a proposito delle origini di un bisticcio o di un pettegolezzo malizioso. Ma ecco che la sua natura focosa le fa sentire desideri più profondi, rafforzati dalle lusinghe degli uomini, le gioie abituali diventano per lei sempre più insulse finché un giorno si imbatte in un uomo verso il quale la attrae un irresistibile sentimento sconosciuto e nel quale ripone ora tutte le sue speranze. Dimentica il mondo intero, non vede e non sente ormai che lui, l'unico, non desidera che lui, l'unico. Non essendo stata viziata dai vuoti piaceri di una vanità volubile, il suo desiderio mira dritto allo scopo. Ella vuole appartenere a quell'uomo, legarsi a lui in eterno per trovare quella felicità che le manca e godere di tutte le gioie alle quali ha aspirato. Ripetute promesse che siglano la certezza delle sue speranze, audaci carezze che accendono ancor più fortemente il desiderio, catturano la sua anima. Ella vive trasognata nel presentimento di tutte le gioie e al culmine della tensione finalmente tende le braccia per stringere tutto quanto ha desiderato. E il suo amato l'abbandona. Impietrita, tramortita, si trova sull'orlo di un abisso. Tutto intorno a lei è tenebra, nessun futuro, nessun conforto, nessuna speranza. Perché lui, il solo in cui si sentiva esistere, l'ha abbandonata. Non vede il vasto mondo davanti a lei, né i molti che potrebbero compensare quella perdita. Si sente sola, abbandonata da tutti. E cieca, attanagliata dalla terribile pena del suo cuore. Si precipita nell'abisso per soffocare le sue sofferenze nell'abbraccio della morte. Vedi, Albert, questa è la storia di molti esseri umani. Dimmi, non è anche questo un caso di malattia? La natura non trova una via d'uscita dal labirinto delle energie confuse e contraddittorie, e l'uomo deve morire. Guai a colui che può assistere a tanto e dire che stolta. Se avesse aspettato, se avesse dato tempo al tempo, la disperazione si sarebbe placata e avrebbe trovato qualcuno capace di consolarla. È esattamente come dire che stolto muore di febbre. Se avesse aspettato fino a quando le forze gli fossero tornate, gli umori si fossero risanati, il tumulto del sangue placato, tutto si sarebbe risolto e oggi sarebbe ancora in vita. Albert, a cui il paragone non era ancora chiaro, fece qualche altra obiezione, osservando tra l'altro che avevo parlato di una ragazza ingenua, ma che lui non riusciva a capire come si potesse giustificare un uomo intelligente, e dunque non così limitato, capace di una vasta visione delle cose. Amico mio, esclamai, l'uomo è uomo e quel poco di intelletto che può avere serve a poco o a nulla quando infuria la passione e si è schiacciati dai limiti dell'umano. Anzi, ne parleremo un'altra volta, gli dissi. E presi il cappello, avevo il cuore gonfio. Ci separammo senza esserci capiti. Del resto, è difficile capirsi a questo mondo. 15 agosto. L'amore è certo l'unica cosa al mondo che renda una persona necessaria.
Sento che a Lotte dispiacerebbe perdermi e i bambini non riescono neanche a immaginare che io non torni il giorno dopo. Oggi ero andato da loro per accordare il pianoforte di Lotte, ma i bambini me lo impedirono. Continuavano a tormentarmi perché volevano sentire una fiaba e Lotte mi disse di accontentarli. Affettai il pane per la cena, che ora prendono da me quasi altrettanto volentieri che da Lotte, e raccontai la fiaba della principessa servita da Manifatate. Ti garantisco che imparo molto anch'io e sono stupito dall'effetto prodotto nei bambini. Poiché a volte invento qualche dettaglio e se lo tralascio quando racconto di nuovo la fiaba mi fanno subito notare che era diversa. Adesso mi esercito a recitare a memoria, con una cadenza cantilenante. Ho imparato così che un autore rovina la sua opera quando la riscrive modificando la storia, anche se la migliora poeticamente. La prima impressione ci trova ben disposti e l'uomo è fatto in modo che gli possono far credere le storie più avventurose, ma queste si imprimono subito così tenacemente che guai a chi voglia rimuoverle o cancellarle. 18 agosto. Era proprio necessario che ciò che fa la felicità dell'uomo diventasse anche la fonte della sua sventura? Quel caldo e pieno sentimento del mio cuore per la natura vivente che mi riempiva di immensa voluttà e trasformava il mondo intorno a me in un vero paradiso, è ora diventato un insopportabile persecutore, uno spirito che mi tormenta inseguendomi ovunque. Un tempo, quando contemplavo dall'alto della rupe la fertile pianura che si stende fino alle colline oltre il fiume, vedevo tutto un germogliare, uno sgorgare intorno a me. Quando guardavo le montagne ammantate dal piede alla cima di alti alberi frondosi e le sinuose valli ombreggiate da selve ridenti, e il placido fiume scorreva tra i giunchi mormoranti rispecchiando le dolci nubi che la brezza serotina cullava in cielo, quando poi sentivo gli uccelli animare il bosco intorno a me e gli innumerevoli insetti danzavano sciami nell'ultimo raggio rosso del sole e il suo ultimo bagliore liberava dall'erba un coleottero ronzante e tutto quello svolazzare e agitarsi intorno a me attiravano la mia attenzione verso il suolo e allora il muschio che succhia il suo nutrimento dalla dura roccia e la ginestra che cresce sull'arido pendio della collina sabbiosa mi svelavano l'ardente e sacra vita interiore della natura. Come accoglievo tutto ciò nel mio cuore caldo, come mi sentivo quasi un dio in quella traboccante pienezza, mentre le splendide immagini dell'infinito universo si muovevano vivificando la mia anima. Ero circondato da montagne immense, davanti a me si aprivano abissi verso cui precipitavano i torrenti, sotto di me scorrevano i fiumi e i boschi e le montagne ne risuonavano, e nelle profondità della terra vedevo interagire le imperscrutabili forze vitali e creatrici. E ora sulla faccia della terra e sotto il cielo brulicano le più diverse creature. Tutto è popolato di mille forme di vita. Gli uomini che cercano rifugio e si annidano nelle loro casupole sono convinti di regnare sul vasto mondo. Povero sciocco che tieni così poco conto ogni cosa soltanto perché sei piccolo. Dalle montagne invalicabili e deserti che nessun piede ha mai calpestato, fino agli estremi lidi dell'oceano ignoto, alita lo spirito dell'eterno creatore e si compiace di ogni pulviscolo che lo percepisce e vive. Quante volte ho desiderato allora approdare sulla sponda dell'incommensurabile mare, librandomi sulle ali della gru che mi sorvolava, e bere alla spumeggiante coppa dell'infinito l'inebriante gioia di vivere, e assaporare per un attimo solo, con le limitate forze del mio petto, una goccia della beatitudine dell'essere che tutto crea in sé e da sé. Fratello, il solo ricordo di quelle ore è sufficiente a farmi sentire bene. Persino lo sforzo di richiamare quegli ineffabili sentimenti per esprimerli eleva la mia anima oltre se stessa, ma poi mi fa doppiamente sentire l'angoscia della condizione in cui mi trovo adesso, come se dinanzi alla mia anima si fosse alzato un sipario e la scena della vita infinita si fosse mutata nella voragine di una tomba eternamente spalancata davanti a me. Puoi forse dire: questo è, se tutto passa? Se ogni cosa trascorre con la rapidità di un temporale, così raramente persiste e integra la forza del suo essere, che ahimè viene travolta dalla corrente, sommersa e sfracellata contro le rocce? Non vi è istante che non consumi te e i tuoi cari, non vi è istante in cui tu non sia, non debba essere un distruttore. La più innocente passeggiata costa la vita a mille poveri vermetti, un solo passo demolisce le faticose costruzioni delle formiche, calpesta quel piccolo mondo riducendolo a un'ingloriosa tomba.
Non sono le grandi e rare sventure del mondo, le alluvioni che trascinano via i vostri villaggi, i terremoti che inghiottiscono le vostre città a commuovervi. Ciò che mi lacera il cuore è la forza divoratrice nascosta nell'universo della natura, la quale non ha mai creato nulla che non distruggesse il suo vicino e se stessa. E allora barcollo atterrito. Intorno a me turbinano il cielo e la terra con le loro forze. Vedo solo un mostro che eternamente divora, eternamente rumina. 21 agosto. Inutilmente la mattina, quando mi desto da gravi sogni, tendo le braccia verso di lei. Inutilmente di notte la cerco nel mio letto, quando un felice sogno innocente mi ha dato l'illusione di sederle accanto sul prato e di stringerle la mano e di coprirgliela con mille baci. Ahi, se allora, ancora mezzo stordito dal sonno, la cerco brancolando fino a svegliarmi, un torrente di lacrime sgorga dal mio cuore oppresso e piango sconsolato sul mio cupo avvenire. 22 agosto. Che disgrazia, Wilhelm. Le mie energie sono degenerate in un'inerzia irrequieta. Non riesco né a stare in ozio né a darmi da fare. Non ho fantasia né sentimento della natura, i libri mi disgustano. Quando manchiamo a noi stessi, tutto ci manca. Ti giuro, a volte vorrei essere un bracciante solo per avere la mattina al risveglio una prospettiva per il giorno che viene, un impulso, una speranza. Spesso invidio Albert vedendolo sepolto tra le sue carte e mi immagino che starei bene al suo posto. Più volte mi è venuta la tentazione di scrivere a te e al ministro per sollecitare quel posto presso l'ambasciata che, come mi assicuri, non mi verrebbe negato. Lo penso anch'io. Il ministro mi vuol bene, già da tempo mi suggerisce di dedicarmi a qualche occupazione e per un'ora questa idea mi piace. Poi, ripensandoci, mi viene in mente la favola del cavallo che, insofferente della sua libertà, si lascia mettere la sella e le briglie e viene montato fino allo stremo. Allora non so più che cosa fare. E poi, caro amico, questo mio desiderio di cambiare non è forse un'insofferenza interiore che mi perseguiterà ovunque io vada? 28 agosto. È vero, se il mio male fosse curabile, queste persone lo curerebbero. Oggi è il mio compleanno e questa mattina presto Albert mi ha fatto recapitare un pacchetto. Aprendolo subito, visto uno di quei nastri rosso pallido che Lotte portava la prima volta che la vidi e che da allora le avevo chiesto ripetutamente. Conteneva poi due volumetti in dodicesimo, il piccolo Omero di Wettstein, un'edizione ridotta di cui avevo espresso più volte il desiderio per non sobbarcarmi il peso di quella di Ernest durante le mie passeggiate. Vedi, è così che prevengono i miei desideri, è così che escogitano tutte le piccole gentilezze dell'amicizia. Mille volte più preziose dei doni appariscenti con cui ci umilia il donatore Vanesio. Bacio mille volte il nastro e ogni respiro assapora il ricordo della beatitudine di cui mi colmarono quei pochi, irripetibili giorni felici. Così è, Wilhelm, non mi lamento. I fiori della vita non sono che fugace apparenza. Quanti ne passano senza lasciare traccia di sé? Da pochi germina un frutto e pochi di questi frutti maturano. Eppure ve ne sono ancora a sufficienza, eppure, o fratello, possiamo forse trascurare, disprezzare e lasciar marcire i frutti maturi senza averli gustati? Addio. È una splendida estate, spesso mi arrampico sugli alberi del frutteto di Lotte e, armato di una lunga pertica, colgo le pere sulla cima. Lei sta sotto e le prende a mano che io gliele passo. 30 agosto. Infelice, non sei forse un folle? Non inganni te stesso. Che cos'è mai questa furiosa passione senza fine? Non so più recitare preghiere se non per lei. Alla mia immaginazione non si presenta altra figura che la sua. Tutto il mondo che mi circonda ha senso solo in rapporto a lei, e ciò mi procura molte ore felici, finché non devo di nuovo allontanarmi da lei. Wilhelm, ma che cosa mai mi spinge il mio cuore? Quando sono rimasto da lei 2 o 3 ore mi sono dilettato della sua presenza, dei suoi modi e della sua celestiale espressione delle sue parole. Poi i miei sensi a poco si tendono, si fa buio davanti ai miei occhi. Ho da malapena e mi sento stringere la gola come da un assassino. Allora il mio cuore cerca di reagire all'oppressione dei sensi con i suoi palpiti impetuosi e non fa che aumentare la confusione. Wilhelm, spesso non so se sono a questo mondo.
E quando non prende il sopravvento la mestizia, per cui lotta e mi accorda il misero conforto di sfogare la mia angoscia bagnandole la mano con le mie lacrime. Allora, devo andarmene, devo uscire. Mi aggiro a lungo per i campi e diventa una gioia per me scalare un ripido monte o aprirmi un varco nell'intrico del bosco, tra le siepi che mi feriscono, attraverso i rovi che mi scorticano. Allora mi sento un poco meglio. Solo un poco. E quando per la stanchezza e per la sete qualche volta mi sdraio per terra oppure a notte fonda mentre sopra di me splende la luna piena, mi siedo su un tronco ritorto nella foresta deserta per dare un po' di sollievo ai piedi sanguinanti. Quella pace spossante mi fa infine assopire nel chiarore del crepuscolo mattutino. Oh Wilhelm, la solitudine di una cella, il saio di crine e il cilicio sarebbero un ristoro per l'anima mia. Addio. Non vedo altra fine a questi tormenti che la tomba. Settembre. Devo partire. Ti ringrazio, Wilhelm, di aver consolidato il mio posto vacillante. Già da 15 giorni medito di abbandonarla. Devo partire. Ella è di nuovo in città da un'amica, e Albert, e devo partire. 10 settembre. Che notte, Wilhelm. Ora posso superare qualunque prova. Non la rivedrò. Mio diletto, potessi far volare fra le tue braccia e esprimerti con le mie lacrime, i miei impeti, le emozioni che mi agitano il cuore. Ma sono qui. Respiro a fatica. Cerco di stare calmo, aspetto il mattino, all'alba i cavalli saranno pronti. Ella dorme tranquilla e non sa che non mi rivedrà mai più. Mi sono separato da lei, sono stato abbastanza forte da non tradire il mio proponimento in un colloquio durato 2 ore. E mio Dio, che colloquio! Albert mi aveva promesso di farsi trovare in giardino con Lotte subito dopo cena. Io stavo sotto i grandi castagni della terrazza e ammiravo il sole che per me tramontava per l'ultima volta sulla valle amena, sul dolce fiume. Quante volte avevo contemplato di lassù il meraviglioso spettacolo assieme a lei e ora. Camminai su e giù lungo il mio amato viale. Spesso mi ero fermato qui attratto da una segreta simpatia, ancora prima di conoscere Lotte, e quanto siamo stati felici scoprendo sul nascere della nostra amicizia la comune inclinazione per questo posticino, veramente uno dei più romantici prodotti dell'arte. Anzitutto tra i castagni si apre un vasto panorama. Ricordo, credo di avertene parlato spesso. Le alte pareti dei faggi vanno via via stringendosi. Un boschetto attiguo oscura sempre di più il viale e infine si giunge in un piccolo spazio chiuso, intorno al quale alitano i brividi della solitudine. Avverto ancora la sensazione di mistero che mi avvolse quando vi entrai la prima volta in pieno pomeriggio. Ebbi un confuso presentimento che sarebbe diventato uno scenario di gioia e di dolore. Mi beavo nei dolci e languidi pensieri del lasciarsi e del rivedersi da una mezz'ora, quando sentii che salivano verso la terrazza. Corsi loro incontro, con un brivido afferrai la mano di lei e la baciai. Come giungemmo in alto, la luna sorse dalla collina selvosa. Parlando del più e del meno, senza accorgercene, ci avvicinammo all'oscuro recesso. Lotte vi entrò e si sedette. Albert e io ci sedemmo accanto a lei, ma la mia inquietudine non mi lasciava pace. Mi alzai, rimasi in piedi davanti a loro, camminai avanti e indietro, sedetti di nuovo. Ero in uno stato pietoso. Lotte ci fece osservare il bell'effetto della luce lunare che in fondo al viale dei faggi rischiarava tutta la terrazza. È uno spettacolo magnifico che colpiva ancora di più perché tutto intorno a noi l'oscurità era totale. Restammo in silenzio. Dopo un poco Lotte cominciò. Non mi succede mai di passeggiare al chiaro di luna senza che mi si presenti il ricordo dei miei morti, senza essere sopraffatta dal sentimento della morte e del futuro. Noi saremo là, continuò con voce vibrante di straordinario sentimento. Ma Werther, ci ritroveremo, ci riconosceremo. Che cosa ne pensa? Che cosa ne dice? Lotte, dissi, tenendole la mano mentre gli occhi mi si riempivano di lacrime. Ci rivedremo, qui e lassù, ci rivedremo. Non riuscii a proseguire, Wilhelm. Doveva farmi proprio questa domanda a me che avevo in cuore un così angoscioso distacco. Chissà se i nostri cari defunti sanno qualcosa di noi, continuò lei, se sentono quando stiamo bene e che li ricordiamo con grande affetto.
La figura di mia madre mi aleggia sempre intorno quando nella quiete della sera sto seduta tra i suoi bambini, tra i miei bambini, e loro si riuniscono intorno a me come si riunivano intorno a lei. Allora mi rivolgo al cielo con gli occhi umidi di lacrime, di nostalgia, e vorrei che lei potesse guardare giù per un istante e vedere come riesco a mantenere la promessa che le ho fatto sul letto di morte, di essere la madre dei suoi figli. Con quale emozione grido: perdona, mia carissima mamma, se non sono per loro ciò che tu eri. Faccio tutto il possibile, sono vestiti, nutriti e ciò che più conta, curati e amati. Se tu potessi, mia cara santa, vedere la nostra armonia, ringrazieresti con ardore quel Dio che con le ultime amare lacrime pregasti per il bene dei tuoi figli. Così lei parlò, Wilhelm. Ma come si possono ripetere le sue parole? Come potrebbe una lettera inanimata e fredda riprodurre quella fioritura celestiale dello spirito? Albert la interruppe poi con dolcezza. Cara Lotte, lei si commuove troppo. So che la sua anima è assai incline a idee come queste, ma la prego. Oh Albert, disse lei, io so che non ha dimenticato le sere trascorse intorno al tavolino rotondo, quando papà era in viaggio e i bambini erano già a letto. Spesso portavi un buon libro, ma raramente riuscivi a leggerne qualche pagina. La compagnia di quell'anima meravigliosa non valeva forse più di ogni altra cosa? Quella donna bella, soave, allegra e sempre operosa. Dio sa quante lacrime ho versato nel mio letto pregando di farmi assomigliare a lei. Lotte, esclamai gettandomi ai suoi piedi e bagnandole la mano di mille lacrime. Lotte, la benedizione di Dio, lo spirito di tua madre sono con te. Se l'avesse conosciuta, disse ella, stringendomi la mano. Era degna d'essere conosciuta da lei. Mi sentii venir meno. Mai era stata pronunciata sul mio conto parola più grande e superba. E Lotte continuò. E una simile donna doveva morire nel fiore degli anni, quando la sua ultima creatura non aveva ancora 6 mesi. La sua malattia fu breve, lei era calma, rassegnata, soltanto si addolorava per i suoi figli, specialmente per l'ultimo nato. Quando fu prossima alla fine mi disse di portarli da lei, e quando li fece entrare nella sua stanza i piccini che non sapevano nulla e i più grandicelli che erano sconvolti, ed essi si disposero intorno al suo letto, ella alzò le mani e pregò per loro. Li baciò uno alla volta e li congedò. Poi mi disse: sii tu la loro madre. Le strinsi la mano. Tu prometti molto, figlia mia, disse poi. Il cuore di una madre e l'occhio di una madre. Dalle tue lacrime di gratitudine ho spesso inteso che tu sai che cosa significano. Riservali ai tuoi fratelli e a tuo padre concedi la fedeltà e l'obbedienza di una sposa. In tal modo mi consolerai. Chiese di lui, era uscito per nasconderci l'insopportabile pena che provava. Era un uomo distrutto. Albert, tu c'eri in quella stanza. Ella sentì che qualcuno si muoveva. Volle sapere chi fosse e ti chiamò accanto a sé. E come ci guardò, prima a te e poi a me, con che sguardo sereno e fiducioso che fossimo felici, che saremmo stati felici insieme. Albert le buttò le braccia al collo, baciandola, ed esclamò: siamo felici? Lo saremo. Albert, il tranquillo Albert, era fuori di sé e io non capivo più nulla. Werther, riprese ancora, una simile donna doveva morire? Dio qualche volta pensò come ci portano via ciò che di più caro abbiamo al mondo. Nessuno lo sente così fortemente come i bambini, che si lamentano a lungo perché gli uomini neri hanno portato via la mamma. Lotte si alzò, cercai di riprendermi, ma ero sconvolto e rimasi seduto tenendole la mano. Andiamo, lei mi disse, e ora? Fece per ritirare la mano, ma io la trattenni più forte. Ci rivedremo, esclamai. Ci ritroveremo, in mezzo a tutte le figure ci riconosceremo. Io vado, aggiunsi. Io vado per la mia decisione, ma se dovessi dire che vado per sempre non riuscirei a sopportarlo. Addio, Lotte. Addio, Albert, ci rivedremo. Domani, suppongo, replicò lei scherzando. Quel domani lo sentii immensamente. Ella non sapeva, ritirando la sua mano dalla mia. Si allontanarono per il viale e io rimasi lì seguendoli con lo sguardo nel chiaro di luna. Poi mi buttai a terra per piangere tutte le mie lacrime, ma subito mi rialzai per correre sulla terrazza. E sotto l'ombra dei grandi tigli vidi ancora il suo vestito bianco scintillare presso il cancello del giardino. Ti
tesi le braccia e Lotte scomparve. Siamo giunti alla fine del primo libro dei dolori del giovane Werther. È stato un episodio un po' più lungo del solito, me ne rendo conto, ma spero comunque di essere riuscita a intrattenervi. Grazie ancora per avermi ascoltato. Per l'inizio del secondo libro bisognerà aspettare il prossimo episodio. Ci risentiamo qui. Ciao!